E parliamo di turismo, un settore importantissimo, un settore che sta registrando grandi numeri anche per la nostra economia, ma non solo. Vediamo questa scheda di Emanuela Romano e poi ne parliamo subito con i nostri ospiti. Il 2023 è stato l'anno dei viaggi. Viaggiatori di tutto il mondo hanno preso treni, aerei, navi, macchine e sono partiti per le vacanze mettendosi alle spalle definitivamente l'oscuro e triste periodo del Covid. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo ci sono stati 1,29 miliardi di viaggi internazionali con un incremento importante rispetto al 2022. L'Europa si è rivelata la prima meta dei turisti internazionali con 700 milioni di arrivi pari al 54% del totale. Il turista del lusso ancora una volta ha dimostrato di preferire l'Italia, dove gli alberghi 5 stelle hanno avuto un incremento del 15%. Il nostro primo mercato turistico, specialmente nel settore del lusso, è stato quello statunitense. Uno studio Enitu, Union Camere ed Isnart ci racconta di un 2023 top per l'Italia, con 851 milioni di presenze per 84,5 miliardi di euro di consumo. Le imprese ricettive hanno chiuso l'anno con un'occupazione media del 51%, segnando un più 3,9% rispetto al 2019. Incremento del 7% di turisti stranieri rispetto al 2022. Per quanto riguarda gusti e motivazioni, il 24% dei turisti visita l'Italia per il suo patrimonio culturale, il 20% per le bellezze naturali. I grandi eventi sul territorio hanno attratto il 6,5% di turisti. Roma è la settima città più visitata del mondo, Milano la 13ª. Inoltre, per Pasqua sono state già prenotate il 40% delle camere disponibili. Il 2024 parte dunque sotto una buona stella. E sono numeri interessanti che fotografano anche un comparto che nell'anno che si è appena concluso ci ha dato grandi soddisfazioni, ma soprattutto che segna dei trend in crescita, quindi il futuro si prospetta ancora più roseo. Ma ne parliamo subito con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, in collegamento da Milano. Benvenuta Ministro, ben trovata, felice di rivederla. Per parlare ancora con soddisfazione di grandi numeri e di grandi progetti, perché il 2023 è stato un anno d'oro per il nostro turismo. Numeri che hanno rappresentato l'Italia e che fanno prevedere non solo per quest'anno ma per gli anni che verranno davvero grandi risultati. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, ha detto bene lei. Il turismo nel 2023 ha dato grandi soddisfazioni agli operatori del settore perché abbiamo avuto un numero di turisti superiore al 2019, che era stato l'anno record per il turismo. Quindi io posso dire, possiamo dire che ci siamo buttati alle spalle gli anni tremendi della pandemia e anche per il 2024 le previsioni, vediamo già le prenotazioni per il mese di febbraio-marzo, che hanno già il 40% delle saturazioni di prenotazione negli alberghi. Quindi io credo che anche il 2024 ci darà grande soddisfazione e aiuterà la crescita del nostro prodotto interno lordo, perché ricordiamocelo sempre che il turismo è un vettore fondamentale per l'economia della nostra nazione. 255 miliardi il valore economico, il 13% del PIL, che crea direttamente e indirettamente circa 3 milioni di posti di lavoro, e sono numeri importanti che raccontano tanto della nostra Italia. Lei dice sempre che però non bisogna contare gli arrivi ma quante risorse economiche i turisti lasciano sul territorio. Lei parla tante volte, ha parlato tante volte anche in questi giorni di giochi di squadra, di grandi sinergie che hanno dato già i primi risultati. Che cosa possiamo e dobbiamo offrire a chi viene in vacanza nella nostra Italia? E secondo lei i nostri punti forza, anche quelli di punti di forza e anche quelli più deboli, su cui bisogna ed è necessario lavorare? Allora, innanzitutto dobbiamo avere più consapevolezza della meraviglia e delle meraviglie che abbiamo della nostra nazione, perché noi siamo un paese che da questo punto di vista ha veramente tutto per tornare ad essere primo su quel gradino del podio dei paesi che partecipano a questa grande sfida del turismo.
Io credo che oggi parlare di turismo non sia più giusto, perché dobbiamo parlare di turismi, perché tanti sono le offerte che abbiamo nel mondo del turismo e dobbiamo assolutamente sapere vendere meglio quello che abbiamo. Io faccio l'esempio dei cammini, che noi abbiamo veramente un percorso di cammini molto molto bello e molto importante, che non l'abbiamo ancora saputi mettere in rete a sistema. Penso a tutto quello che è il turismo enogastronomico, abbiamo più di 5.000 borghi dove si produce il 90% delle nostre eccellenze enogastronomiche. Dobbiamo elevare la qualità anche dei servizi, perché oggi i turisti sono sempre più esigenti. Ricordo che quest'anno la parte del leone l'hanno fatto i turisti americani, un po' meno per ovvi motivi, penso all'inflazione, quello del mercato domestico. Quindi dobbiamo lavorare su questa qualità dei servizi e questo lo possiamo fare anche grazie alla che abbiamo messo a disposizione 300 milioni aggiuntivi sul fondo tematico del turismo insieme a BEI in ambito del PNRR. Quindi questi soldi vanno spesi bene per aumentare sia la qualità sia il numero delle offerte turistiche, perché io non vorrei parlare o sentir parlare di over tourism, perché mi dispiace quando si pensa che i turisti siano troppi. Quello sul quale noi dobbiamo lavorare è che non dobbiamo subirlo il turismo, ma dobbiamo organizzarlo, e per organizzarlo dobbiamo destagionalizzare. Quindi noi abbiamo una nazione che può accogliere i turisti 12 mesi all'anno, ma dobbiamo essere pronti con delle offerte turistiche che abbiano molto appeal nei confronti del turista, che oggi è sempre più sofisticato. Stiamo andando in quella direzione? Ci stiamo riuscendo? Sì, secondo me i dati confermano che stiamo andando in questa direzione, ce lo confermano per quanto riguarda la destagionalizzazione degli ultimi mesi del 2023 e dei febbraio e marzo dei primi tre mesi, lasciamo stare gennaio che è un po' sfalsato da quelli che sono i numeri dei turisti per la montagna. Però i dati di ottobre e novembre ci dicono che stiamo andando verso quella direzione che noi come governo auspichiamo, anche i dati di febbraio e di marzo. Quindi questi sono dati che assolutamente ci confortano nell'andare avanti in questa strategia con la parola d'ordine che è destagionalizzazione. Grazie Ministro per essere stata con noi, anzi le approfitto, se può, le posso rubare ancora un minuto, perché abbiamo citato la BIT, certo, la Borsa Internazionale del Turismo. Per noi è andata Mariangela Spitella a raccontare e a vedere proprio con i fatti quello che lei ha appena raccontato e quello che i dati hanno evidenziato. Guardiamolo insieme e poi ritorniamo. Ideale giro del mondo in tre giorni qui alla BIT. Oltre 1.100 espositori da 66 paesi, noi siamo il marketplace in eccellenza per le offerte italiane, abbiamo un'offerta enorme, grandissima anche di mete estere. Corto raggio, lungo raggio, abbiamo il grande ritorno della Cina, il grande ritorno del Giappone, abbiamo tantissimi paesi dell'Africa, l'Oriente, una gamma veramente ricchissima. E BIT è molto importante per noi, per il mercato italiano soprattutto. Posso dire che gli italiani questo anno hanno cominciato a venire molto più. La BIT è molto importante, la parte fieristica è veramente importante, abbiamo visto crescere anche il ruolo di agenzie, di tour operator, di turismo transato. Noi siamo uno delle mete assolutamente più preferite in assoluto, è il turismo delle passioni, che permette anche agli operatori evidentemente di proporre dei viaggi personalizzati e al viaggiatore di fare investimenti anche più consistenti. Il progetto Turismo delle Radici, siamo ovviamente in contatto con il MAECI e con i ministeri, con il Ministero del Turismo, e stiamo lavorando per portare avanti dei progetti che favoriscano questo tipo di turismo così di nicchia e particolare, e quindi per lavorare, per fare sistema e lavorare insieme. Apriremo ancora due rotte sul Nord America, che saranno la Chicago e la Toronto, e poi ci focalizzeremo sul medio raggio con Arabia Saudita, quindi Jeddah, Riyadh, Kuwait City e Accra.
l'arte visitata in momenti in cui il turismo è meno affollato diventa un'esperienza più intima e quindi memorabile. L'aeroporto di Perugia ha aumentato del 12% il numero dei passeggeri nell'anno scorso. Dall'aeroporto possono irradiare in tutta la regione quei turisti che forse sono anche più esigenti rispetto a tanti turisti italiani. Stiamo cercando di implementare il turismo delle radici. Noi abbiamo milioni di nostri concittadini delle aree interne del sud che sono emigrati in tante parti del mondo. Mio padre era un emigrato, ovviamente, e credo che si siano fatti onore. Oggi potremmo, come dire, farli ritornare alle radici, dando una mano anche all'economia turistica del nostro territorio. Destagionalizzare è importantissimo, noi abbiamo l'occasione di poterlo fare con una grande festa che è quella del Carnevale, che è centenaria e che si fonda chiaramente dai nostri maestri ceramisti. La scorsa settimana abbiamo accolto da Boston tantissimi saccenzi che sono emigrati là. Agrigento nella sua anima è sempre stata la capitale della cultura, si prepara già adesso ad accogliere al meglio i visitatori che vorranno farci l'onore di intraprendere il viaggio sino ad Agrigento. È l'istituzione di questo nuovo volo diretto fra Palermo e New York che mancava da 10 anni, sarà anche l'occasione per promuovere Agrigento capitale della cultura a New York, dove c'è una grandissima comunità italo-americana, tantissimi sono di origine siciliana, e sarà uno spunto in più per venire a trovare Agrigento e la Sicilia. E direttamente dalla BIT in collegamento Enzo Carella, presidente di Federterziario Turismo, ben trovato. E Nicola Romanelli, presidente di Travel Hashtag, benvenuto a Casa Italia, ben ritrovati. Parto subito da lei, presidente Carella. L'Osservatorio del Turismo di Confesercenti stima che nel trimestre gennaio-marzo saranno circa 13 milioni i turisti in movimento in Italia, un totale di 20 milioni di partenze. La domanda di turismo degli italiani sembra che anche nel 2024 tenga, magari si faranno meno giorni di vacanza, ma sostanziosi, in montagna 3-5 giorni invece della consueta settimana. Che cosa sta cambiando e soprattutto che cosa pensano di questi cambiamenti gli operatori? Ma che il turismo stia cambiando profondamente ne abbiamo evidenza negli ultimi anni. Il sorpasso che abbiamo fatto nel 2023 rispetto anche al 2019 ci indica che si deve lavorare, si può lavorare su pianificazione, programmazione del nostro lavoro e su qualificazione dell'offerta, come diceva il Ministro. Sono elementi che gli operatori del settore stanno portando avanti con forza, la BIT lo dimostra, tanti operatori del settore che in maniera importante si incontrano per pianificare e programmare i prossimi numeri, i prossimi arrivi. È un lavoro che si porta avanti di anno in anno e che porta i suoi frutti con 18-24 mesi di ritardo rispetto alle attività che vengono realizzate. Sicuramente i trend parlano di turismi e non di turismo a tutto tondo, perché l'Italia ha un patrimonio artistico, culturale e enogastronomico straordinario e riesce ad offrire una varietà di offerta talmente ampia da non poter essere comparabile con nessun altro paese. Riusciamo a rappresentare in maniera eccezionale territori, attività, autenticità, e questo comporta che la nostra industry sia veramente competitiva a livello internazionale, lo ha dimostrato nel momento in cui i flussi turistici sono ripartiti e siamo stati un po' il driver della ripresa anche per l'intera Europa. Un esempio su tutti di pianificazione e di riprogrammazione può essere ad esempio la montagna. Come abbiamo visto, la montagna era un tempo il luogo dove andare a sciare, oggi la montagna è un luogo che ha ripianificato completamente la propria cultura di ospitalità e si rivolge a tutti coloro che non vogliono solo andare in vacanza sulla neve, ma vogliono essere a contatto con la natura, col benessere, con l'enogastronomia del territorio e con una cultura di open air, di vita all'aria aperta, che sta portando grandi risultati. Quindi la pianificazione da questo punto di vista sta portando grandi risultati anche in un momento di grande cambiamento climatico che fa sì che la neve non possa essere più l'unico driver per sostenere un territorio importante per la nostra economia turistica come montagna.
Lo chiedo anche al Ministro, a proprio a proposito della stagione invernale della montagna che si sta molto accorciando, l'ampliamento dell'offerta e anche il renderla più variegata può essere una chiave di lettura anche per aiutare il settore? Assolutamente sì, vorrei ricordare che questo governo è il governo che ha dato più risorse a tutto il settore della montagna, perché per il turismo la montagna è sicuramente un segmento fondamentale ed importante, quindi noi abbiamo dato le risorse per quanto riguarda tutti gli impianti di risalita, sia per il smantellamento che per le nuove strutture, sia per il problema dell'innevamento, perché comunque in montagna sta nevicando meno e abbiamo visto l'anno scorso quello che è successo negli Appennini, che anche qua abbiamo dato risorse per poterli far resistere e poterli far diventare competitivi anche quando c'è meno neve. Io sono d'accordo, è quello che dicevo prima, dobbiamo avere più offerta turistica, la montagna non è soltanto lo sci, la montagna è trekking, la montagna può essere a cavallo, la montagna sono i cammini, la montagna è cicloturismo e la montagna, come diceva il dottore, è anche il turismo all'aria aperta, perché dobbiamo metterci in testa che il Covid ha cambiato in tutto il mondo le abitudini di noi esseri umani, le esigenze di noi esseri umani, sono completamente cambiati i desideri, è cambiato anche il modo di voler fare la vacanza e quindi le offerte turistiche si devono assolutamente adeguare ed essere pronte per queste nuove sfide che sono di grande cambiamento. A proposito di grandi cambiamenti e grandi sfide, lo chiedo a Nicola Romanelli, perché lei lavora spesso con i paesi arabi che senza avere le montagne e la neve stanno creando stazioni sciistiche, potranno essere in futuro dei nostri competitor in questo segmento ma anche in altri. O che mercato comunque sono per noi? Beh, il mercato saudita che ovviamente sta guardando a ricreare un ecosistema di offerta soprattutto per i paesi del Golfo, non vedo come possa competere, e loro stessi sono i primi ad ammetterlo, con la nostra montagna, i nostri laghi, la nostra offerta integrata di destinazioni e servizi. Ecco, quel mondo che poi è un mondo che va classificato in due macro target: il traffico locale che arriva da Emirati Arabi, Qatar, Arabia Saudita, sono famiglie che possono spendere e che ovviamente cercano quello che lì non c'è, ovvero il savoir-faire italiano, lo stile di vita italiano, e lo ritrovano sui laghi, in montagna, nelle città, perché seguono ovviamente un turismo che va dal turismo shopping al turismo sportivo, ma anche il turismo outdoor, a iniziare dalla bicicletta, per esempio, che sta cominciando a prendere piede anche negli Emirati e anche in Oman e in Arabia Saudita. Quindi il futuro è esperienziale anche per quei paesi. E poi c'è un altro target che è quello degli expat, perché se pensiamo che negli Emirati Arabi la maggior parte della popolazione arriva dall'estero, è un altro mercato interessantissimo per l'Italia, perché è gente che vive e lavora negli Emirati Arabi e che poi guarda l'Italia come una destinazione di medio raggio raggiungibile comodamente in 6 ore di viaggio. Ministro, volevo far intervenire anche lei se mi può aiutare, perché sono due mercati che non entreranno in competizione o comunque sarà una competizione sana, sinergie, ma noi abbiamo il Made in Italy e l'eccellenza che sicuramente fanno la differenza. Sì, loro hanno tanti soldi, quindi possono fare investimenti enormi ed è quello che stanno facendo, però se mi permettete, lo dico con rispetto, sono molto lontani da quello che è la nostra nazione, dalle bellezze che abbiamo. Abbiamo 59 siti UNESCO, abbiamo le città d'arte più belle del mondo, abbiamo i 5600 borghi, abbiamo le montagne, abbiamo i laghi, abbiamo le eccellenze enogastronomiche. In Italia si viene anche perché si mangia e si beve bene. In Italia si viene anche, come diceva dottore, per il fatto che c'è il nostro stile di vita. Quindi io non li vedo come dei competitor, non vedo che nel resto del mondo, se devono scegliere i turisti dove fare un viaggio, preferiscono quelle mete rispetto all'Italia. Noi anzi dobbiamo fare il contrario, dobbiamo essere sempre più come dire, sfidanti e appealing per quei turisti che dall'Arabia Saudita, ma da tutti i paesi, vogliono venire in Italia, e questo lo possiamo fare se leviamo
i nostri servizi, se aumentiamo le nostre offerte turistiche, se andiamo incontro alle nuove esigenze dei turisti. Questo però io non li vedo onestamente come dei competitor. E questo ci rincuora, ma ci mette anche in carreggiata sua per altri versi. Parliamo anche del turismo del lusso, perché questa è una fetta di mercato molto molto importante e interessante per l'Italia. Quali sono le esigenze, le richieste, le preferenze di questo tipo di turista chiamato alto spendente? Lo hanno discusso esperti del settore riuniti da Travel Hashtag a Palazzo di Varignana a San Pietro Terme. È andata per noi Emanuela Romano e ci sono tanti spunti di riflessione, guardate. Il settore del lusso ha avuto dei cambiamenti importanti, c'è stata una transizione del lusso che è passato da un lusso di broccati, merletti, scaglie d'oro a un lusso che è diventato un lusso esperienziale che ricerca l'autenticità, che ricerca la sostenibilità e che ricerca la personalizzazione dell'esperienza. Un cameriere non è un portapiatti, un cameriere è un mediatore, un facilitatore culturale tra un piatto che rappresenta una filiera produttiva, un territorio, una cultura e una persona che viene dall'altra parte del mondo e non ne sa niente. Quindi la funzione è fondamentale e sono carriere che nel momento in cui vengono sviluppate in aziende serie e fanno dei contratti di lavoro seri e si prendono seriamente cura del proprio personale, dei propri dipendenti, sia dal punto di vista economico, ma sia dal punto di vista di qualità della vita e dal punto di vista anche di formazione interna durante il loro percorso professionale. Il target di riferimento del mercato alto spendente cerca una struttura che rappresenti anche un'intera esperienza, quindi anche strutture che oltre alle destinazioni abituali rispetto appunto alle città d'arte, sono strutture che possono anche consentire di fare un'esperienza in sé, strutture che magari hanno un campo di golf piuttosto che anche la possibilità di fare delle attività aggiuntive e che consentono appunto di avere un'esperienza a tutto tondo per quel turista che vuole sentirsi appunto coccolato all'interno di una struttura di questo tipo. È cruciale la brand reputation nel turismo alto spendente, è qualcosa che sappiamo appunto i nostri partner dell'alto di gamma puntano come obiettivo appunto durante tutto l'anno e tendono a creare uno storytelling rispetto alla propria struttura che vogliono anche ricreare sui portali online. È cruciale il tempo di risposta alla messaggistica che arriva attraverso i clienti perché è un parametro per l'attenzione che quella struttura già in fase di prenotazione prima del check-in ha nei confronti di quel cliente. Il nostro treno sin dall'inizio è stato coccolato dai nostri dipendenti. Abbiamo un'età media di 29 anni all'ingresso, la maggior parte parlano due lingue fluenti. La qualità del servizio è stata fatta tramite un corso di formazione che è durato molti mesi per entrare a far parte della squadra. Successivamente ci sono dei corsi di formazione e di aggiornamento costante, 2-3 l'anno. Noi abbiamo dei sedili a correre, quindi si parla di qualità, esclusività, ma soprattutto di privacy, perché ci riporta a quello che è il viaggio classico in aereo, dove ci sono dei sedili a correre, contrariamente a quello che potrebbe essere per esempio l'area tavolino che è scomoda all'interno di un viaggio. Il treno del futuro deve essere riempito di servizi a valore aggiunto rispetto a quello che oggi abbiamo, che possono essere tutto l'intrattenimento a bordo piuttosto che la connettività, che oggi manca un'infrastruttura a terra e quindi non riusciamo a servire il cliente come vorremmo. Quello che noi facciamo è cercare di soddisfare il nostro cliente, offriamo direttamente l'autista con il quale possono naturalmente raggiungere gli aeroporti da dove partono per le destinazioni. A bordo dei nostri aeroplani abbiamo l'opportunità di offrire una serie di servizi, tra cui naturalmente quello degli assistenti di volo che sono preparati con scuole di alta formazione proprio per la gestione dei clienti soprattutto più esigenti e poi addirittura su alcune tipologie di aeroplani che utilizziamo abbiamo per esempio in prima classe anche una vera e propria spa che può essere utilizzata dai nostri clienti. Naturalmente le spa poi sono servizi che noi diamo direttamente anche ai clienti che utilizzano la nostra lounge.
guardando l'Asia, che è molto spinta verso il mondo dell'ospitalità, del gaming e del segmento del gaming, naturalmente io mi immagino che quando qualche cosa c'è a livello internazionale, prima o poi arriverà anche in Italia, anche perché non ci sono casino in Italia, però il gaming è fatto di giochi diciamo elettronici, dove tutti gli asiatici sono molto appassionati. Noi controlliamo prodotto, servizio e quella che chiamiamo emotional intelligence, che è il modo in cui le persone all'interno di un albergo si relazionano con gli ospiti. E quindi parliamo di anticipazione, parliamo di personalizzazione, parliamo di come si presentano, dell'empatia. Abbiamo uno standard che parla proprio di empatia ed è importantissimo, è fondamentale. Il turista di lusso chiede standard alti ovviamente di prodotto, questo lo sappiamo, quindi tutto quello che si tocca e si usa, ma vuole soprattutto originalità, quindi locale e vero, non replicabile, e vuole contatto umano, vuole fare un'esperienza che è l'esperienza vera della gente che vive nel posto, vuole venire in Italia e diventare italiano anche per quel po' di tempo. Un comparto che pesa circa del 15% in continua espansione. Ministro, quanto è importante la formazione per lavorare in questo comparto, nel settore luxury? Guardi, è fondamentale, perché ci vuole formazione e professionalizzazione, ed è per questo che il Ministero ha messo a disposizione 21 milioni di euro proprio per formare, perché l'altra sfida, come dicevamo prima, è quella della qualità dei servizi. E oltretutto dobbiamo far sì che queste figure professionali possano guadagnare bene, ed è per questo che come governo e Ministero del Turismo noi abbiamo fatto la legge sulle mance, perché prima un cameriere o chiunque se prendeva una mancia veniva tassata come da lavoro dipendente, invece oggi la tassazione è del 5%. Abbiamo detassato i lavori del settore del turismo per quanto riguarda i notturni e festivi, perché siamo consapevoli che spesso non guadagnano quello che sarebbe giusto che guadagnassero, non in tutte le strutture naturalmente, ma insomma noi facciamo la nostra parte per incentivare nel lavoro del turismo, anche perché le dico che dei circa 500.000 posti di nuovi lavoratori che sono stati assunti a tempo indeterminato, 100.000 riguardano il turismo, di questi 100.000 molte sono le donne. Questo è un altro fattore importantissimo, perché lei sa che abbiamo un gap nell'occupazione femminile nei confronti di altri paesi europei, e questo è fondamentale riuscirlo a colmare. Quindi bisogna formare, professionalizzare, e lasciatemi anche dire un'altra cosa. Una volta, se veniva a casa un figlio 20 anni fa, 30 anni fa, e ci avesse detto che voleva fare il cuoco, non tutti i genitori sarebbero stati contenti. Oggi non si chiamano più cuochi, si chiamano chef, sono ambasciatori dell'Italia nel mondo, sono paragonati a delle rock star, sono diventati veramente delle star. E quindi questo è stato anche dovuto a un programma televisivo di successo che ha cambiato completamente il modo e lo status di questa professione. Oggi la stessa cosa, mi è piaciuta molto il suo intervistato quando ha detto i camerieri sono non più camerieri ma degli agevolatori culturali, ed è vero, noi dovremmo fare lo stesso lavoro che è stato fatto sui cuochi, che oggi ripeto sono chef, perché oggi fare il cameriere è una professione completamente diversa rispetto al passato, e oltretutto facendo il cameriere nella stessa struttura si possono intraprendere posizioni diverse, si può crescere. Io credo che nel turismo, e lo dico ai giovani, è veramente una grande opportunità di lavoro, e sono certa che dopo anche aver tolto il reddito di cittadinanza, ma abbiamo già i numeri che ce lo dicono, che finalmente negli alberghi, nei ristoranti ritornano i curricula, cioè le offerte che si presentano per poter essere assunti in una struttura. Questo mi fa ben pensare.
Ed è proprio vero, ed è un boom, anche quello che si registra dati alla mano, per terme e crociere. Lo chiedo al presidente Carella, che prima vedevo sorridere, perché davvero stanno cambiando un po' le regole del gioco. Ad esempio, un boom terme e crociere prima erano considerate appannaggio solo di anziani o comunque di persone più mature. Adesso sta diventando un turismo trasversale dove i ragazzi, le famiglie, i giovani sono coinvolti e sono protagonisti. Questa è la grande forza. È un tempo passato quello nel quale le crociere e gli impianti termali erano appannaggio degli anziani. Ormai da tempo sono due pilastri della nostra industria turistica e vengono fuori alcuni elementi che sono ancora più chiari, cioè una parola chiave è sicuramente consapevolezza dell'importanza della nostra industria per il PIL, per il lavoro, per la quantità di lavoro qualificato che può rendere disponibile e per le imprese che possono investire pianificando nel tempo. Un esempio classico è quello delle imprese crocieristiche che negli ultimi decenni hanno investito decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro per ammodernare completamente il proprio comparto in termini di attività all'interno delle navi da crociera, ma anche in termini di tipologia di esperienze che mettono a disposizione e di parco crocieristico. L'Italia ha una grande tradizione armatoriale, così come una grande tradizione legata all'ospitalità termale, e in entrambi i casi oggi sta rimettendo a disposizione una rinnovata linfa che si fonda su due elementi importanti, che sono elementi di filiera, perché grazie alla filiera è possibile esprimere le unicità ed è possibile esprimere le differenze che i comparti italiani possono rappresentare rispetto ad altri territori internazionali, e l'esclusività che viene dalla personalizzazione del servizio. Oggi sia l'ambito crocieristico che l'ambito termale in qualche modo stanno lavorando su un aspetto che non è una vacanza per tutti, ma è una vacanza per ognuno. Sono elementi forti non solo di comunicazione, ma come dicevamo prima anche di differenziazione dell'offerta, e che rendono la nostra proposizione crocieristica e termale unica al mondo, sempre più competitiva e sempre più potente. Questo con un beneficio, come dicevamo prima, per il lavoro, per il PIL, per le imprese e per tutte le filiere connesse. Chiaramente, eventi, emozioni, manifestazioni, e lo chiedo a Nicola Romanelli, è sempre più chiaro che il turista in tutti i settori, soprattutto anche quello del lusso, voglia vivere esperienze, si voglia emozionare. A tutto questo dobbiamo anche aggiungere l'intervento della tecnologia, tecnologia che potrà aiutarlo ad avere sempre più una vacanza su misura, oppure dobbiamo puntare sulle vacanze sostenibili? Che futuro stiamo ridisegnando anche alla luce di quello che abbiamo raccontato? Beh, la tecnologia sarà compagna di viaggio di tutti i prossimi traveler, business o leisure che siano. La tecnologia aiuterà ad avvicinare anche determinati mercati che sono orientati all'utilizzo di app e servizi che per noi forse oggi sono ancora, per certi versi, ancora lontani, più che altro per una questione culturale. Se pensiamo che certi mercati prenotano con anticipi anche di 11-12 mesi, beh, ecco che la tecnologia può aiutare gli operatori del turismo ad avvicinare il viaggiatore a quelle esperienze che poi farà, o ad aggiungere addirittura nuove esperienze che magari, proprio conoscendo la destinazione attraverso i social, la tecnologia, può portare a un upsell, quindi ad extra vendite e a vivere quella vacanza con un'aspettativa ancora più emozionante. A proposito di aspettative, Ministro, a novembre a Bavena Forum Internazionale del Turismo ha annunciato che a luglio si terrà il primo del G7 del turismo. Dove si terrà e soprattutto gli obiettivi? No, il G7 del turismo sarà a novembre. Dal 13 al 15 novembre a Firenze. E quindi è la prima volta che partecipa il turismo ai G7, perché questa è una grande volontà che ha voluto il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e quindi sarà molto importante dialogare, parlare, confrontarsi con gli altri ministri del turismo del G7 per studiare insieme le nuove sfide e le nuove opportunità, quindi anche il G7 con il turismo. E questo immagino sia un appuntamento fondamentale per gli addetti al lavoro, ma non solo, anche per noi che abbiamo voglia di capire in che direzione stiamo andando e come possiamo contribuire a questa crescita che ci appartiene
in prima persona, che fa parte del nostro quotidiano. Intanto grazie al ministro Santanchè per essere stato con noi, per averci dedicato. Visto che lei ha detto, che ha detto si deve, come possiamo contribuire, io vorrei fare un appello, se me lo consente, agli italiani. Deve. Che siccome da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontani, bisogna essere una squadra Italia, e gli italiani dovrebbero essere più orgogliosi della loro appartenenza, della loro identità, della fierezza, dell'orgoglio di essere italiani. Perché noi spesso italiani vediamo l'erba del vicino più verde e più rigogliosa, invece l'erba più bella e più rigogliosa è proprio la nostra, è quella dell'Italia. Se ci crediamo tutti di più e insieme, io credo che non abbiamo competitor che possono essere migliori di noi. Non possiamo lasciarci con un messaggio più bello, più forte, ed è quello che anche a Casa Italia proviamo a raccontare ogni giorno. Quindi grazie davvero, ministra, grazie al presidente Carella, grazie a Nicola Romanelli per essere stati con noi, e speriamo di rivederci presto tutti insieme per raccontare ancora una pagina bella della nostra Italia. Chiudiamo questa pagina dedicata al turismo e continuiamo però a viaggiare. Destinazione Pakistan.